Eccoci, oggi siamo all'Alpe del Vicerè, sono quasi le 8 del mattino, direzione Monte Palanzone, quindi siamo nel bellissimo triangolo Lariano e andiamo un po' a vedere com'è la dorsale da questo lato. Dunque noi siamo qua, per andare al Monte Palanzone dobbiamo salire, salire, salire di qua e arrivare al rifugio Capannamara e poi proseguire per di là. Qui all'Alpe del Vicerè c'è tutta un'area attrezzata per i picnic. Con alle spalle il parcheggio dell'Alpe del Vicerè si trova questo bivio. Per di là si va verso il Monte Bollettone, il rifugio Bollettone, mentre noi invece proseguiamo di qua. Qui si incontra subito il rifugio cacciatori, che oggi è chiuso perché è un'infrasettimanale, dove si mangiano delle cose abbastanza interessanti e soprattutto c'è una bellissima vista. Chi può venire nel weekend si può godere sto bel panorama mentre si mangia un bel piatto di tagliolini ai funghi. Proseguiamo. Oh, finalmente sappiamo che la direzione è giusta, Capannamara, 40 minuti di là. La prima parte del sentiero procede su questa comodissima strada, proprio piastrellata. Tira un pochettino, ma niente di che. Ecco il rifugio Capannamara, ci abbiamo messo circa mezz'ora e 40 minuti dal parcheggio, oggi è chiuso perché forse è un po' presto, qui c'è scritto mercoledì mezzogiorno, quindi non sarà meglio, probabilmente aprirà più tardi. Noi ci fermiamo un attimo a mangiare qualcosa e poi proseguiamo verso il Palanzone. Noi ci fermeremo qua un attimino a mangiare due panini che ci siamo portati da casa anche se il rifugio è chiuso. Sopra la Capannamara, che è quella lì, si può salire un attimino, sempre dritto, e si arriva a vedere questo bel panorama. Però non dobbiamo proseguire da questa parte, ma dobbiamo tornare indietro e seguire le indicazioni per il Palanzone. Quindi se questa è la Capannamara, si torna e noi veniamo da di là, questa volta prendiamo questo mini sentierino e vediamo un po' dove ci porta. Dovrebbe essere quello giusto. Si arriva a questo bivio, di là c'è il Monte Bollettone, a circa mezz'ora al rifugio c'è scritto e 45 minuti in monte. Da quest'altra parte invece abbiamo il rifugio Oriele, quindi Monte Palanzone. Qui il sentiero procede in netta discesa, lo sapevamo, l'avevamo letto. Più avanti ci sarà un po' di sentiero pianeggiante e poi ricomincerà a salire. Qua un paio di bivi. In pratica noi arriviamo da là. Se dalla Capannamara avessimo continuato per la stradina di fianco al panorama saremmo sbucati da qua invece, risparmiando circa 10 minuti. Comunque in ogni caso noi dobbiamo seguire per il Palanzone proseguendo da quella parte. Dovremmo arrivare tra circa un'oretta. Siamo ancora immersi nel bosco, praticamente dall'inizio della passeggiata, che se da una parte è vero che limita i panorami, dall'altra è utilissimo perché siamo in estate e essere immersi comunque in questa frescura, in quest'ombra, è una meraviglia, anche perché noi arriviamo praticamente i 32 gradi che c'erano a Milano. Quindi qui sembra di aver cambiato stagione, si sta benissimo. Al bivio si può scegliere se proseguire per Monte Palanzone è da questa parte, la strada che faremo noi, dall'altra parte invece Bocca di Palanzo e Pizzo dell'Asino, che si può fare anche al ritorno, che è quel sentiero lassù. Noi invece prendiamo questo. Stavo valutando che effettivamente questo posto qua per allenarsi è l'ideale, perché stavamo dicendo ci sono diversi tipi di terreno, c'è il roccioso, c'è il lastricato, c'è lo sterrato, poi ci sono un sacco di
salite, discese, anche tratti dritti proprio. E una copertura alberata perfetta che, come dicevo prima, fa un bel fresco. Quindi, per chi si vuole allenare per i trail, sembra un posto veramente fatto apposta. Bello, bello. Noi arriviamo da lì e siamo arrivati a questo bel bivio. Fortunatamente i cartelli ci sono e dicono che. Allora, noi giustamente arriviamo dalla Capanna Amara, che è a mezza, dobbiamo andare al Palanzone, che è un'altra mezz'ora. Al ritorno, probabilmente, non sappiamo ancora, seguiremo il Pizzo dell'Asino, che è quella strada lì sopra, che è quella che abbiamo visto nel video prima, la biforcazione. Comunque adesso andiamo per di qua. Bello lì. A sinistra c'era il rifugio Palanzone, a destra invece Monte Palanzone, dorsale per cresta, l'indicazione. Qui sapevamo infatti, la salita comincia a tirare in maniera un po' più impegnativa e tra poco finirà anche la copertura del bosco. Abbiamo lasciato la copertura boschiva, adesso è già, comincia a battere. Comunque non manca molto, in teoria. Guarda, guarda che meraviglia. Quest'ultimo tratto tira veramente tanto. È quasi finita, forse. Perché lì avanti non si vede più nulla, ma sarà la cima o l'anticima. Forse ho visto una croce, forse ci siamo. Eccoci qua in cima, siamo arrivati alla Resegone. Ah, c'è la griglia. Noi arriviamo da quella parte. Siamo arrivati in cima al Palanzone. Questa è la chiesetta, la cappelletta piramidale. Su in alto siamo a 1434, 1436 dice il cartello. E la passeggiata è bella, molto. L'ultimo tratto però è abbastanza scosceso. sì, bello impegnativo, un'ultima mezz'oretta, molto bello. Adesso si può scegliere se si va oltre la cappelletta verso il Monte Bull, che è una dorsale molto comoda, una bella passeggiatina, oppure potremmo tornare indietro e provare il bollettone, non lo so. Tu cosa Pezzo tiro di preferisci? dorsale. Facciamo un pezzettino di dorsale? Ok, proviamo. Oh, un po' di frescura inaspettata. Oh. Averlo saputo prima, anziché fermarci alla cappelletta, potevo metterci qua al freschino. Mangiare qualcosa. Ma quanto sono belle le dorsali! Che meraviglia!
bellissimo panorama di là, al lago di là. Qui la dorsale proseguirebbe avanti, infatti so che qui c'è un bellissimo percorso che porta da dove siamo partiti, se non addirittura da prima, da Brunate, fino addirittura a Bellagio. Sono circa 30 km di dorsale, è un itinerario fantastico assolutamente, chiaramente richiede un sacco di tempo che noi non abbiamo. Stiamo tornando verso il Monte Palanzone dopo aver dato un'occhiata di là, questo è un bellissimo panorama. Quindi adesso metterò via un attimo il telefono, tiro fuori le bacchette per la discesa che ci aspetta. Poi più avanti decideremo che cosa fare. Sì, possiamo andare sull'altro monte. Vediamo, vediamo, tanto è presto, fortunatamente. Il video ballerà un po' perché non ho più tirato fuori lo stabilizzatore. Allora, siamo tornati al punto d'incrocio dei vari sentieri e quindi qui c'è la possibilità di riscendere verso il rifugio Mara oppure andare su verso il Monte Bollettone, il rifugio Bollettone, 50 minuti circa. Vogliamo provare a fare quella strada. Vediamo un po'. Sentiero per il Bollettone, è ancora boschivo almeno la prima parte, un po' roccioso, un po' pendente, ma niente di speciale. Sta bene, nonostante sia quasi mezzogiorno all'ombra si sta ancora bene. In pratica stiamo percorrendo una dorsale, una cresta, in mezzo proprio agli alberi, perché sia da una parte che dall'altra c'è un piccolo crinale. Prima eravamo lassù, su quella montagnetta là, dove c'è la guglia, Monte Palanzone. Allora siamo arrivati quasi su, c'è una piccolissima panchina, non so se si vede, panchina nana. Abbiamo fatto un piccolo stop All'ombra. all'ombra perché dopo la copertura boschiva, quando si è usciti all'aperto, quando si è usciti allo scoperto, il sole di mezzogiorno ovviamente picchia parecchio. Hai ragione tu allora, il Bollettone è da questa parte, non dall'altra. La panchina comunque dovrebbero mancare Ma pure 200 quella. metri. Eravamo lassù prima. Eccoci sulla seconda vetta della giornata, siamo riusciti ad arrivare su sul Monte Bollettone. È mezzogiorno e qualcosa, fa un po' caldo, ma ne valsa la pena perché il panorama qui intorno è una roba incredibile. Adesso di là ci sono i laghi e tutto quanto, ma adesso vi faccio vedere girando la cam da dove veniamo noi, cioè dove. Ecco, è praticamente là. Non so se si vede che c'è una piccolissima Puntina. puntina, una specie di piramidina là, noi arriviamo da di là. Adesso stiamo qua un secondo a fare due video. Un po' d'acqua e scendiamo all'Alpe del Vischiera dove abbiamo la macchina, dovrebbero essere circa 50 minuti. Veramente bello, di là vanno avanti ancora le dorsali. A dopo. Ecco qua, siamo arrivati alla macchina sani e salvi, senza problemi, all'Alpe del Vicerè, ci abbiamo messo appunto 40-50 minuti dal Monte Bollettone. Allora la passeggiata, poi tanto si vedrà su Relive, è partita dall'Alpe del Vicerè, Rifugio Capanna Mara, poi Monte Palanzone, siamo tornati giù sempre dalla stessa strada, solo che a un certo punto abbiamo deciso di salire sul Monte del Bollettone e scendere giù per una nuova via, tra l'altro tutta lastricata comodissima, fino all'Alpe del Vicerè. In totale abbiamo fatto quasi più di 13 km, anzi più di 13 km, più di 5 ore. È una passeggiata stupenda ed estate è bellissima perché, come si è visto nel video, è sempre comunque, quasi sempre coperto All'ombra, all'ombra, in al mezzo ai fresco boschi. del bosco.
addirittura fino a mezzogiorno, comunque mezzogiorno e mezzo, anche nel bosco si stava benissimo perché la copertura è fittissima, quindi è veramente stupenda. Poi la vista delle dorsali, la vista sui laghi, pensare che comunque anche questa è vicinissima, è un'ora e 10 da Milano, un'ora e 10, sì, pensare che abbiamo questa panorama qui è incredibile, il triangolo lariano veramente va rivalutato, assolutamente. Basta, abbiamo finito e siamo super contenti, quindi ci vediamo alla prossima.